Allora, finalmente siamo, abbiamo all'inizio della mostra, la mostra Vita Nova, qui alla biblioteca Vaccheria Nardi di Roma, e vi faccio vedere un po' com'è la, come si presenta questa ex vaccheria. Quindi questa è la prima tappa del nostro cubo, del nostro qui. Oggi c'è l'inaugurazione, quindi queste sono le opere di più di 40 artisti che stanno esponendo qui insieme per fare questo bellissimo cubo. Quindi fotografie, dipinti, tessitura, stencil, un po' di tutto. Tutto per ora. Allora, finalmente siamo arrivati qui alla biblioteca Vaccheria Nardi per questa prima tappa di Vita Nova. Quindi esporremo dal 2 settembre all'11 settembre. Avrete la possibilità di vedere le opere di più di 40 artisti messi insieme da tutta Italia, che hanno pensato a cosa avviene dopo la pandemia, che cosa succede, la vita nuova, la nuova, nuova vita. Questo è un po' il concept di questa mostra. Ho voluto fortemente richiamare gli artisti conoscenti, ma anche artisti che non conoscevo, e per fare questa esperienza insieme a loro. E sono sicuro che da qui nasceranno nuove collaborazioni, altre mostre, altre situazioni interessanti. Oltre a delle opere bidimensionali, sono arrivate anche delle sculture che esponiamo qui insieme al nostro cubo. Qui abbiamo degli artisti che hanno esposto qui: Valentina Roma, Cristoforo Russo. Adesso vi faccio vedere le opere. Lui è da solo la prossima volta, però farà anche lui, parteciperà a Vita Nova. Sì, sì. Comprate le opere degli artisti viventi, perché quelli morti, benché certo importanti, sicuramente dei Cavosaldi, non ne hanno più bisogno. Quindi comprate le opere degli artisti viventi. Perfetto, sì. Lasciamo tutti i bigliettini, chi è interessato può comprare le opere. Sono tutti in vendita, non è soltanto disposizione, è anche vendita, diciamolo. Allora, finalmente seconda tappa di Vita Nova. Oggi siamo a Fossa Nova, Vita Nova, Fossa Nova, sembra fatta apposta. E qui abbiamo questo fantastico cubo realizzato da più di 40 artisti, 64 opere, e esposto in questa condizione. Abbiamo l'artista più bravo di tutti che sta arrivando con la sua bellissima modella. Infatti, vedete, questo si è ispirato e ha realizzato quel quadro lì giù, grigio. È lei, in modo astratto, è proprio lei. Sto scherzando, si sta scherzando, si scherza, si scherza, si scherza. E quindi, qui, sei molto bellina, dai. Abbiamo anche pensato a fare delle decisioni su lei. C'è la musica che sta là, la musica sta lì, sta là. Buonasera. Cioè, proprio capito, mi sta riprendendo, cioè, gli hai messi un po' in soggezione. Sei la star. Sono emozionato. Sei la star. Vabbè, faccio un giro, una carellata, Fabiana, una nostra artista. Complimenti per il buffet, molto bello, molto buono. Questo è un altro artista, Alessandro De Sanctis, che sta qui. E poi qui ci sono altri artisti, qui vicino.
E questo è il nostro famoso cubo, il famoso cubo di Vita Nova, Arte Nova, Vita Nova. Ecco, ti sto riprendendo, eh? Quindi saluta. E quindi siamo felicissimi. Adesso andiamo a intervistare un po' il pubblico e vediamo un po' cosa dice di questo progetto. Che cosa dice di questo progetto? Che cosa vi sembra? Va bene, buonasera, 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 buonasera. Vi piace questo progetto? Questa cosa, in questo contesto tra antico e moderno? Ci fa piacere, va bene, va bene. Ti piace, sì? Bacio, viva! Siamo tutti sposi, bacio, bacio! L'ammiratore pazzo, vai, vediamo come taglio sta porta adesso! Io taglierei così, come ti pare? Come tu! Spreggi tu! Sai, la quadrita! Al massimo quattro persone mangiano! Ah, mamma, che pezzettone stai a fare! No, e poi taglierei così! Eh sì, ora sta a dire! La mia mente malata. Però i piatti di là. C'è la signora che ha chiesto. Sì, per i più panna. Ah, no, facciamo le per i più goduriosi. Vai, vai, vai. Illumina ancora. Io voglio un po' di formaggio, nessuno. Rocco, vuole un po' di formaggio? Che poi si vedono i miei occhi da... Capisci che queste persone, tutte devono comparire qua allora. Grandi, Vita Nova. Grande Rocco. Vita Nova, Vita Nova, Vita Nova, così. Vai, 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 vai. Ragazze, dai, torta, torta, vai, vai. Là, lì, lì dietro, lì dietro. A questi ragazzi timidi che scappano. Quando che stai con la lampadina a mare, il dominatore. Non sta niente, sto cercando di illuminare un po' la cosa qua. Ah, chi vuoi dire? Quanto vuoi dire? Complimenti ai musicisti, bravissimi! Allora, terza tappa, terza e ultima tappa di Vita Nova. Oggi ci troviamo a
cuore di Roma, Roma, la Roma dei Pasolini, la Roma del Pigneto. Quindi ci troviamo oggi qui al Pigneto, in questa stupenda biblioteca Goffredo Mameli, molto bella. Sono passato prima, c'era una lettura con i bambini, si diverteva, molto bella. E questa è la terza e ultima tappa di questo progetto che abbiamo iniziato a fine agosto ed è arrivato adesso, arriverà l'8 di ottobre. Quindi questo è il nostro progetto, questa è la coordinatrice, la persona che ha voluto fortemente fare questo, allestire questo Vita Nova qui a Roma, alla biblioteca Goffredo Mameli. Quindi eccoci qua per questa terza tappa e vi aspettiamo qui fino all'8 di ottobre per vedere più di 64 opere di 40 artisti da tutta Italia. Stiamo arrivando piano piano, adesso faremo un'inaugurazione con un reading di poesie e quindi questo è quello che succederà.